eccoci finalmente rientrati, perché oggi, come ogni martedì, come ogni mercoledì, parliamo di cinema. E proprio per questo ogni volta mi dilungo, quindi non voglio andare troppo lungo. Quindi do il benvenuto a finalmente a loro. Bellissime, biondissime, quanto mi piace dire queste cose qua, perché sono tutte vere, uniche, inimitabili, ma soprattutto belle. Giorgia e Samantha, l'angolo del cinema, ciao! Buongiorno Alen, ciao Alen. Buongiorno, come state? Bene, devo dire è partita bene questa settimana Alen. Bene, mi fa molto piacere, vi vedo bene, cariche, belle, splendenti, ma la curiosità dei nostri telespettatori, anche la mia, che mi sto anche quasi documentando, potrei quasi rubarvi per la prossima stagione, assolutamente sì, quindi di che cosa parliamo oggi? Allora, oggi è martedì e quindi insomma la palla va sicuramente a Samantha, la nostra Samantha, che è specializzata, come sapete, nel cinema orientale, cinema in particolare giapponese, e oggi ci porta un film d'animazione del 2006 diretto da Mamoru Hosoda, che tra l'altro ha anche curato la regia di uno dei film, secondo me, di uno dei film preferiti dello studio Ghibli, ossia Il Castello Errante di Howl. E quindi insomma, devo dire, veramente sono molto curiosa anch'io, perché io non ho mai visto questo film. E parliamo della ragazza che saltava nel tempo. Oggi Elena, ci discostiamo un po' dalle serie e dai film, diciamo, che abbiamo portato di solito, perché portiamo il primo film d'animazione. Wow. E non sarà l'ultimo, già lo anticipo, anche in futuro porterò di nuovo qualche serie animata. Ma parliamo appunto della ragazza che saltava nel tempo. È un film, come hai detto giustamente tu, Giorgia, di Mamoru Hosoda, che ha diretto anche Il Castello Errante di Howl, per chi insomma è fan dello studio Ghibli, e è anche uno dei membri, diciamo, principali, è stato uno dei membri principali dello studio di animazione Madhouse. Per chi segue un po' gli anime, insomma, sicuramente ne avrà già sentito parlare. Ma passiamo subito alla trama, trama, Giorgia. Sì. Allora, come ho detto, il film d'animazione è uscito nel 2006, è ambientato in Giappone, appunto, e soprattutto in una scuola giapponese. Infatti il protagonista è proprio una studentessa che si chiama Makoto Konno. E scusa, come si chiama? Makoto Konno. Perfetto, avevo capito bene. Durante insomma una lezione in un laboratorio di scienze scopre uno strumento particolare e uno strumento che rivelerà ben presto i suoi poteri. Infatti, per un incidente, mentre tornava a casa dopo essersi, diciamo, appropriata di questo strano congegno, torna a casa in bicicletta, rischia un incidente molto grave, perché le sbarre, insomma, in stazione, mentre il treno sta arrivando, non si abbassano, lei non riesce a fermarsi in tempo con la bicicletta e rischia proprio di essere investita dal treno. Sappiamo che i giapponesi, insomma, utilizzano spesso delle tematiche abbastanza drammatiche per parlare un po' di fantascienza, di temi simili, insomma, prendiamo per esempio anche Steins Gate, un altro anime, insomma, fantascientifico, per chi segue un po' le serie di animazione. Comunque, fatto sta che mentre cade dalla bicicletta si salva e scopre però di essere tornata indietro nel tempo. Quindi il congegno di cui lei si è appropriata nel laboratorio di scienze, oltre ad averle salvato la vita, le permette proprio, attraverso dei salti, in questo caso una caduta, di tornare a un determinato momento, diciamo, precedente del passato. Makoto quindi deciderà di utilizzare questo potere per cambiare, diciamo, delle problematiche della sua vita, però ben presto scoprirà che modificare il passato comporta delle gravi conseguenze, non soltanto a lei, ma anche a chi le sta intorno, quindi anche ai suoi amici. In particolare i suoi due amici principali sono Kosuke e Chiaki. Diciamo, anche con loro, a loro non rivelerà di essere in possesso di questo congegno futuristico e del potere che detiene, però siccome appunto cambiando il passato provocherà dei danni proprio ai suoi due migliori amici, deciderà presto di non utilizzare più questo potere, anche perché, però non lo svelo, succederà un episodio, diciamo, particolare. Ecco, basta. Però
non voglio spoilerare nulla, altrimenti esatto. Si perde un po' la suspense. Esatto. Beh, allora adesso direi quindi di andare alla critica, perché anche questo film, come praticamente tutti i film che abbiamo portato e le serie TV, insomma, ha avuto veramente un gradimento parecchio alto da parte della critica. Certo, infatti sul sito Rotten Tomatoes, il nostro aggregatore di critiche che utilizziamo più spesso, diciamo, i critici lo hanno indicato un indice di gradimento dell'83%, mentre l'audience, il pubblico, del 90%, quindi sicuramente un film che merita di essere visto. Inoltre ha vinto anche ai Japan Academy Awards, quindi è stato conferito anche proprio un riconoscimento cinematografico in Giappone. Interessante anche questo. Sì. Beh, allora passiamo alle curiosità. Esatto, Elena, passiamo un attimo alle curiosità. Questo film d'animazione, come spesso in realtà accade con altri manga, comunque con altre opere, è tratto da un romanzo del 1967, quindi in realtà anche molto, sì. Insomma, di un passato non troppo vicino, sì. Esatto. L'autore, e qua mi sbilancio con un altro nome particolare, Alain, per chi se lo volesse... Vai! Tsutsui Yasutaka. E qua abbiamo perso tutto il pubblico. Abbiamo perso tutto il pubblico occidentale. No, dai. Allora. Aspettate, scusate un attimo, è arrivato un messaggio, un attimo che ho fatto, è arrivato un messaggio, mi rinquadro un attimo, in questo preciso momento mi chiedono di ripetere il nome che hai appena nominato, grazie, prego. Aspetta un attimo che vi sentiamo, siete un attimo mutate, arriviamo, adesso abbiamo la regia che vi ridà l'audio, eccole qua, prego il nome, vai. Audio tornato, nome dello scrittore è Tsutsui Yasutaka. Oh, adesso sì che mi sento meglio. In realtà è uno scrittore molto famoso in Giappone, ma non solo, perché per chi appunto conosce già un po' la produzione d'animazione appunto giapponese, sicuramente avrà visto anche un altro cult che è Paprika, oppure tradotto in italiano come Sognando un sogno, che fece parte anche dei film presentati alla Mostra del Cinema di Venezia, la 63esima. Quindi diciamo uno scrittore è stato fonte di Osoda più volte, ecco. Ma poi anche un'altra curiosità che riguarda proprio il direttore, quindi Osoda, perché nel 2021, quindi in estate, uscirà anche un'altra sua produzione che è stata annunciata proprio, pensate, la settimana scorsa, che si chiama Belle, e anche questa volta fare da padrone sarà un tema fantascientifico, tecnologico, si parlerà di una ragazza che entra in una piattaforma virtuale e quindi ce ne saranno sicuramente delle belle, verrà a contatto con una creatura un po' particolare. È già uscito il trailer, quindi potete trovarlo su YouTube. È super fresche queste notizie. D'altronde proponiamo cose del passato che però in qualche modo si riallacciano sempre anche ai giorni d'oggi. Giusto così. Ma io avrei una domanda per voi. A parte che chiaramente parliamo di cose molto curiose, belle, voi non spoilerate mai troppo, quindi siete veramente sempre nella parte del giusto. Quindi complimenti per questo, per questo ago della bilancia in centro, totalmente in centro. Però adesso tu, Samantha, mi capirai sicuramente, sarai sicuramente preparata a questa mia domanda. A chi è adatto questo tipo di film? Anche magari ad un pubblico italiano? Certo, allora, diciamo che la produzione giapponese, a differenza per esempio delle produzioni Disney, che solitamente sono proprio create per un pubblico più di bambini, in realtà invece gli studi di animazione giapponese diciamo propongono delle tematiche anche abbastanza drammatiche, appunto, come già avevo sottolineato prima. Quindi sicuramente non per un pubblico di bambini, ma per un pubblico perlomeno di adolescenti, diciamo adolescenti, giovani adulti. Esatto. Questo è il consiglio che mi sento di dare. Perfetto. Infatti, ti collego, Alain, anche con questa tua domanda, Giorgio, per avviarmi alla conclusione e invece presentare le osservazioni tematiche, quindi poi esatto. I temi trattati, i punti di forza di questo film d'animazione che ho deciso di portare, perché tratta, diciamo, due tematiche secondo me anche abbastanza attuali. Allora,
Una è il viaggio nel tempo, però chiaramente non mi riferisco proprio a questa specificità perché non possiamo compiere viaggi nel tempo, non ancora perlomeno, ma proprio purtroppo. Ma in realtà ha le tecnologie, infatti la tecnologia fa sempre più parte della nostra vita quotidiana e mi ricollego anche a Black Mirror che ha portato Giorgia la scorsa settimana, perché appunto in questo caso il focus dell'anno, comunque del film d'animazione, non è tanto questa scoperta del congegno che consente di viaggiare nel tempo, quanto invece è un mezzo per far crescere la protagonista. Infatti classificherei questo film quasi come un bildungsroman, quindi una storia di un romanzo di formazione, certo. Perché è un escamotage, diciamo, quella del congegno che permette di viaggiare nel tempo per riflettere sulle conseguenze delle nostre decisioni. Infatti, qual è il peso che comporterebbe, per esempio, modificare il passato? Quali effetti avrebbero questi cambiamenti sul nostro presente e anche sul presente degli altri, quindi sul futuro in realtà delle nostre azioni? Mi riferisco in particolare a un fenomeno matematico, fisico, che si chiama effetto farfalla. Probabilmente l'avrete già letto, comunque già sentito da qualche parte. È un concetto che fa parte della teoria del caos e che fu elaborato da un matematico che si chiama Lorentz, che proprio ha descritto come dei piccoli cambiamenti delle condizioni iniziali, quindi in questo caso per esempio Makoto che pare apportare delle modifiche minime, diciamo, al suo passato, in realtà poi riservino spesso degli effetti catastrofici o comunque molto importanti sul futuro, su quello che verrà. Quindi il tema conduttore principale, oltre alla tecnologia ovviamente al suo potere, è proprio anche la crescita, in questo caso di un adolescente, e lo sviluppo del senso di responsabilità, di una propria coscienza, di una propria morale. Ecco. Insomma, Alen, anche oggi ti abbiamo portato una chicca, dai, ma insomma. Una, a dir poco una, cioè nel senso, qua tra tutti i nomi che mi avete svelato, un po' complessi, ma sono arrivati, direi, e tutto il resto, insomma, ce ne avete portate più di una. E invece domani... Domani, turno di Giorgia, sappiamo che il mercoledì è suo, Giorgia è la protagonista, e porteremo qualcosa di diverso, esatto. Non dico altro, esatto. Ma qualcosa di diverso. Come oggi mi sono un po' discostata in realtà da quello che ho portato fino adesso portando un film d'animazione, anche Giorgia riceverà una bella sorpresa. Esatto, allora dunque do un piccolo assaggio, non voglio essere cattiva come l'ultima volta, voglio dare un piccolo assaggio di quello che sarà. In realtà per pura coincidenza anche domani parleremo di tempo, di viaggio nel tempo, ma non è stata una cosa programmata, insomma. No, è stata proprio una coincidenza, sì, insomma, va bene così, e parleremo in particolare di un film che si intitola About Time, Questione di Tempo. È un film britannico, quindi insomma proseguiamo sul filone inglese. Abbiamo capito da che parte siamo io e Giorgia, esatto. per chi parteggiamo, ecco. Ecco, a differenza del solito porterò un film, quindi non si tratta di una serie TV ma si tratta di un film che comunque si può trovare sulle principali piattaforme, addirittura su Netflix, quindi insomma diciamo che rimaniamo nella nostra comfort zone, però diciamo ci avviciniamo verso un qualcosa di un po' più complesso, almeno sul punto di vista tempistico. Curioso. Ecco. Molto molto curioso. Bene, siete state davvero chiare, poi ci avete raccontato qualcosa di bello, quindi da questa ragazza che chiaramente saltava nel tempo, e domani adesso ci avete messo un po' di curiosità, un po' non ansia, però quando arrivano questi nomi, non è il caso di Giorgia, però quando arrivano i nomi un po' particolari ci incuriosisce molto, soprattutto quello che hai nominato prima, che insomma vabbè, ce lo andremo a cercare. Bene, detto questo, io vi saluto, vi ringrazio, noi ci vediamo domani perché domani si parla di serie TV, quindi grazie e a domani.